Bene, mi chiamo Massimo Taramasco, sono un love coach, sono un formatore, mi occupo di comunicazione seduttiva e seduzione come capacità di coinvolgere le persone che ci interessano, non soltanto a livello logico, ma a livello emozionale. E in questa sessione invece parleremo di come raggiungere il successo nelle aree della nostra vita che maggiormente ci interessano, quindi anziché love coaching, parleremo di life coaching. Per raggiungere il successo dobbiamo anzitutto capire che cos'è per noi il successo, perché ognuno di noi ha una sua concezione personalissima di successo che deve essere allineata con quelli che sono i nostri valori. I nostri valori cos'è? Un valore è ciò che per me è veramente importante a livello profondo. In linea di principio non posso dire che ha più successo un industriale rispetto a un santone indiano che vive ipnotizzando i serpenti, perché probabilmente queste due persone hanno dei valori diversi. Come facciamo a sapere se siamo allineati con i nostri valori? Beh, dobbiamo innanzitutto chiedercelo, fare una sorta di autoriflessione, chiedermi che cosa veramente per me è importante, che cosa veramente io voglio dalla mia vita. Questi valori. E come faccio a capire se sto raggiungendo successo? Sto raggiungendo successo quando mi sento bene, mi sento in pace, mi sento in armonia con me stesso. Tradotto in altri termini significa che sono felice. Essere felice quindi vuol dire essere di successo, aver raggiunto gli obiettivi fondamentali, gli obiettivi fondanti della nostra stessa esistenza. E per raggiungere il successo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo porci delle domande di successo, dobbiamo farci delle domande di successo. Le domande giuste ci permettono di focalizzare l'attenzione, di focalizzare l'attenzione sulle risorse, di accedere alle nostre risorse e di utilizzarle fino in fondo. Le domande sbagliate ci fanno cancellare completamente quelle che sono le nostre risorse, ci fanno focalizzare sui problemi e non sulle soluzioni. Infatti la differenza fondamentale tra un pessimista ed un ottimista è quella che mentre l'ottimista vede soluzioni in ogni problema, il pessimista vede problemi in ogni soluzione. Per cui noi dobbiamo farci le domande giuste. Se io passo il tempo a chiedermi ma ce la farò, ma ci riuscirò, ma questa cosa è troppo difficile per me, non so se sarò in grado di farla, e allora mi focalizzerò sui problemi e manderò dei comandi operativi al mio cervello, non riuscire, non farcela, fallisci. Se invece mi concentrerò sulle soluzioni, come posso fare per raggiungere questo? Cosa c'è di buono in questa cosa che mi è capitata? Com'è che potrei ottenere questo risultato? Allora mi focalizzerò sulle soluzioni, non sui problemi, e accederò alle risorse. Dentro di noi ci sono risorse infinite che neanche sappiamo di avere. E sicuramente raggiungerò il successo. Successo, ripeto, sempre inteso con essere allineati con quelli che sono i nostri valori più profondi. Bene, vi suggerisco di seguirmi anche sul mio blog http://seduzionetecniche.blogspot.com oppure diciamo di contattarmi via mail a centrostudicomunicazione@yahoo.it oppure su Skype The Love Coach. Un grande successo e una buona vita per tutti.